Oggi siamo qua per manifestare, per raccogliere le firme, per testimoniare, per parlare con la cittadinanza, perché crediamo che oggi sia giunto il momento anche in Italia di far avanzare le cose, di cambiare lo stato delle cose. Siamo qua in questa piazza per presentare le due proposte di legge popolare, una sulla cittadinanza, l'altra sul voto amministrativo. Le modifiche sono, gli viene introdotto il principio dello ius soli, cioè chi nasce sul territorio italiano e abbia almeno uno dei genitori con un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno diventerà cittadino italiano secondo le intenzioni della legge. E per coloro invece che nascono sul territorio italiano e a loro volta hanno già dei genitori che sono nati sul territorio italiano, in questo caso non è richiesto nessun altro requisito, e questo viene a coprire un po' un grosso problema in Italia, in cui assistiamo a persone che sono nate in Italia, figlie di genitori nati in Italia, i nonni anche sono nati in Italia, nessuno di questi ha la cittadinanza italiana e spesso neanche un titolo di soggiorno. Questo riguarda soprattutto le persone di etnia rom. Le altre modifiche riguardano il diritto alla cittadinanza anche nei confronti dei minori che sono entrati prima dei 10 anni e dei minori che comunque frequentano un ciclo scolastico sia inferiore che superiore. Sei nato in Italia? No. Dove sei nato? In Perù. Vado a scuola a Castellamonte. Non sei di Torino? Sei venuto apposta per la festa? Sì. E farei uno spettacolo? Sì. Di cosa? Della marinera. Abbiamo aderito fin da subito alla campagna Italia sono anch'io, perché crediamo fortemente che il momento è più che mai giusto per estendere il diritto di voto almeno alle elezioni amministrative a tutti i cittadini stranieri residenti almeno da 5 anni in Italia, e soprattutto è veramente un'ingiustizia non dare la cittadinanza ai giovani immigrati nati in Italia da famiglie di genitori stranieri. Per i bambini che nascono in Italia, anche è giusto, lo meritiamo perché paghiamo le tasse. Quindi il nostro dovere lo facciamo e dunque abbiamo il nostro diritto. Lei ha la cittadinanza italiana? Ancora no, sta in cammino. Ho presentato già tutta la documentazione, speriamo in bene, perché io già sono residente di 18 anni. Queste due proposte di legge di iniziativa popolare secondo me cambieranno radicalmente la società italiana, perché sprigioneranno tantissime energie che proverranno appunto a questi nuovi cittadini che già contribuiscono attivamente all'economia e alla cultura del paese dove tutti viviamo. Le proposte di legge di iniziativa popolare per dare il diritto di voto ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da 5 anni. In realtà io penso che il diritto di voto, cioè l'avere diritto di voto, intanto segni l'appartenenza a un territorio, è un principio liberale. Se si pagano le tasse è giusto che si possa scegliere come i propri soldi vengono spesi. La prima generazione continua a guardare all'indietro, alla politica di casa, a quello che succede a casa. La seconda generazione in realtà invece vuole contare nel posto in cui vive, in cui cresce. Sono le democrazie che creano gli anticorpi, non le esclusioni. Anzi, più i processi sono inclusivi, più si creano gli anticorpi, perché i rischi, i pericoli del fondamentalismo vengano isolati. Le donne hanno votato in questo paese per la prima volta nel 1946, fino ad allora si pensava che le donne non avessero la maturità per esercitare il diritto di voto. Ora non è compiuto il percorso delle pari opportunità, però a nessuno verrebbe in mente nel momento in cui ci sono le fasi elettorali di parlare delle donne come delle minorate. Noi abbiamo bisogno di capire sempre meglio quanti bambini sono presenti nelle nostre scuole, come sono suddivisi anche per comunità, quali sono le esigenze dal punto di vista della salute. Secondo me si stanno facendo in questi anni dei grossi progressi per comprendere e fare una fotografia di quella che è la nostra città. C'è da fare ancora molto, noi ci stiamo dando da fare per capire come migliorare questa situazione e creare già oggi la società di domani. Sono una maestra elementare, nella mia classe ci sono tantissimi bambini stranieri, la maggior parte nati in Italia di seconda generazione, e a 18 anni avranno seri problemi ad ottenere il permesso di soggiorno. Ho firmato, ho fatto la mia piccola parte.